Bentrovati con la rubrica I consigli delle stelle, la classifica dei segni più fortunati della settimana. Vediamo la classifica dal 24 giugno all'1 luglio. In ultima posizione c'è il segno della bilancia. Non arrenderti mai, perché le cose più belle richiedono tempo. Vergine, riposati ogni tanto. Un campo che ha riposato da un raccolto abbondante. Toro. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare a guardare la pioggia. Sagittario. La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Ottavo posto per l'acquario. Non aspettare che la tua nave arrivi in porto, nuotale incontro. Cancro. Sii come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Sesto posto per il segno del Capricorno. Smettila di chiamarlo sogno, inizia a chiamarlo piano. Quinto posto per l'Ariete. Se l'erba del vicino è sempre più verde, forse non stai annaffiando bene il tuo giardino. Pesci. Non conta predire la pioggia, conta costruire l'arca. Terzo posto per il segno del Leone. La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu. Gemelli. Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno. Sii fiero di te. Al primo posto questa settimana c'è il segno dello Scorpione. Il momento giusto è all'improvviso. Non pianificare, tutto accadrà. Appuntamento alla prossima puntata con i consigli delle stelle. Buona settimana!